Buongiorno. Facebook, Twitter e Twitch. Ecco. Salutiamo Rossella Ferrando, buongiorno. Buongiorno a tutti. È la prima volta che abbiamo con noi, c'è sempre una prima volta. Esatto. L'importante è che sia piacevole. Subito, between the sheets. Eccoci qua. Allora, la temperatura 4 gradi. Può essere benissimo. Sì, e tra l'altro ho fatto una foto che poi ti manderò, così la fai vedere domani, che era la foto di ieri. Potevi anche mandarmela subito, arrivando subito. No, non volevo farti lavorare di prima mattina, sapendo che sei stato sveglio fino alle 10:30, che per te è tanta roba. Ecco. Non scherziamo perché allora, sono arrivato fino a vedere quasi metà, non esagerare. Hai visto la Berdè per me, Berdutti, sì, che era un vecchio slogan della Berdè. Ti ricordi come era giovane? Eh sì, di una bella sera, la prima pagina, la stampa. Allora, bene. Allora. Oggi con Rossella parleremo anche di Alessandria, parleremo di commercio, parleremo di iniziative di un'officeria. Scusi, chi l'ha cercata? Ha venduto qualcosa? L'hanno prenotato, sì. L'hanno prenotato. Ma allora, lei deve trovare un sistema, o lo silenzia, o mi dà la provvigione. Io non posso essere interrotto. Non riesco a silenziarlo. Ecco, allora lei mi deve dare la provvigione, perché disturbo in trasmissione e quindi. Buongiorno Serena. Buongiorno anche a Sergio. Anna? Ha fatto uno speciale Sanremo, l'offerta speciale sull'energia, sul gas, perché se non ti andava tanto la canzone potevi anche inebriarti un attimo col gas. Sì. E mi hanno fatto andare tanto, ho sentito le prime canzoni. E udite, ha messo Sergio su una bici tutta floreale. Bella. In onore a Sanremo. Bella. E Sergio pedalava. Anche lui aveva delle collane di fiore al collo. Sì, una camicia con quella di Fedez. Sì, hai visto? Tanta roba. Bene, Veronica De Pace, buongiorno. Buongiorno. La parte di Donna di Sanremo sta tutta di gol della Juve. Ma Veronica, dai, per favore. Probabilmente sarà il commento più bello della mattina. Buongiorno Roberto. Ciao, buongiorno Barbara. Sono tutti qua, Sì, sì, ho visto. Sono già tutti qua. Non hanno guardato Sanremo. Eh? Hanno guardato come me Sanremo, ragazzi, vi devo dire un Sanremo, no, ne parlo dopo perché adesso vorrei aprire con il famoso di Draghi di CPM. Canta Bob Hope e Maria Stella Gelmini. Dirige? No, Casalino non c'era a dirigere. No. Il colonnello. Ah già, il generale. Il generale più buono. Sì, va bene. No, sai, è il generale degli alpini, io mi alzo sempre in piedi. Allora, sono perde. Allora è andata bene perché erano solo due pagine. C'è stato un cambio di passo perché l'hanno detto una settimana prima. Sì. Cioè, subito 12 miliardi. Buongiorno. Subito 12 miliardi di stamenti di ristori. E comunque ci vede già il metodo Draghi, cioè li fa lavorare, li fa andare avanti e lui dirige tutto dietro, non come Giuseppe che doveva andare avanti e indietro. Giuseppe andava avanti e indietro. Parliamo con Rossella proprio di CM. Ecco, allora. Delle aperture, delle chiusure dei negozi. Lei ha, Rossella ha tanto negozio, quanto bisogna. Non hai bisogno di spiegarlo, lo sa. No, c'è gente che ci guarda mica solo da Alessandria. Ah, quelli di fuori. Twitch dipende tutto il mondo. Comunque, Rossella è tutto il mondo. Pandora, la signora Pandora è lei. Sì, esatto. E riguardo gioielleria a quelli del centro di Alessandria che fa anche delle iniziative sue, quindi dei prodotti suoi, quindi diciamo, e poi ne parleremo. Conosciuta. Buongiorno Fabio. Esatto. E di Alessandria, presidente di Terziario Donne di Alessandria, giunta Ascol, quindi è un personaggio che di commercio. Che ama la città. Ama la città. Sì, sindaco, prossimo sindaco? No. Non è niente. No.
No? Niente, neanche assessore al commercio. Niente, no? Noi stiamo preparando delle liste, sì, perché abbiamo il non simbolo con, la non, con il non programma, sì, tanto non cambia molto dagli altri. Esatto. E dove noi ci candideremo. E dove noi non ci candideremo. Ah, ok. Sì. E, non, e generalmente siamo tra i più votati, sì, cioè, l'ultima votazione mi sembra che avessimo preso il 40%. 40%. Gli astenuti. Gli astenuti. Votano per noi. Hanno votato tutti con noi per il non simbolo e il non programma. Allora, iniziamo a parlare iniziamo aperture, chiusure, chiusure, aperture. Ecco, tu intanto in un anno, perché ormai è passato un anno. È passato un anno. Ahimè. Quanto sei stata aperta e quanto sei stata chiusa? Allora, fortunatamente le gioiellerie, anche se inizialmente sono state proprio dimenticate, sì, no, perché noi siamo stati proprio dimenticati, con il secondo lockdown siamo stati aperti, quindi praticamente chiusura dai primi di marzo sino al primo lockdown, quello sì, più tosto, sì, poi sempre aperti. Tra virgolette la fortuna delle gioiellerie, soprattutto le vecchie gioiellerie, hanno una licenza storica, sì, che possono vendere tutto, quindi c'era la possibilità con un codice Ateco di tenere aperto. Noi abbiamo fatto un nostro gruppo WhatsApp dove delle gioiellerie di Alessandria, sì, dove ci siamo messi d'accordo di tenere tutti chiuso. Okay, primo, si organizza, certo. Sì. Primo, per una sicurezza nostra, dei nostri collaboratori e dei clienti. Secondo, ci avevamo visto lungo, perché purtroppo il governo, per chi ha tenuto aperto anche solo un giorno, già non dava i ristori a chi teneva chiuso sempre, se rimanevi aperto un giorno non prendevi neanche quel giorno. Ecco. È iniziata la lotta da parte delle associazioni di categorie, perché appunto le gioiellerie non venivano proprio considerate come categoria di lusso, quindi per noi totalmente inesistenti. Il governo di sinistra, siete ricchi, siete molto ricchi. Sì. Siamo molto ricchi. Vabbè, allora diciamo, e quindi, non c'è problema. Noi diciamo sempre, sì, quando i clienti si lamentano che a lunedì siamo chiusi tutto il giorno, è perché dovete andare a divertire. No, è che abbiamo talmente tanti soldi da mettere nell'armadio, che abbiamo bisogno di un giorno. Sì. Incastrarvi tutti non è facile. Ma in orizzontale o in verticale? Un po', come la legna. Ah, come visto legna. Che io ho la stufa legna, sì, e bisogna incastrare, sì, tutto, noi usiamo lunedì tu, per quello. Però c'è il biglietto interessante. Sì, tutte le mattine. No, col cinquantino? No, col 500. 500. Ah, accendo bene. Meglio i 200 euro che non si trovano più, io ne ho tanti. Ah, però. Vedi. Ah, però. Vedi. Buongiorno Giulia. Allora, Giulia, aspetta, Giulia, aspetta, devo fare un saluto a Giulia. Ah, Giulia, caspita. Se lo parlate che è si un fa? Amore. Biscotto, è lei che le fa. Guarda che bellezza, bello. Guarda che è bellezza. Bellissimo. Per noi, apposta per noi, ha fatto le palette per i voti di Sanremo. Sì, ve li faremo vedere una alla volta, ecco, però intanto diamo a Biscotto qualche di Biscotto. Biscotto.it oppure le pagine social di Biscotto, non sono solo belle le cose, ma sono anche bellissime. Ecco, questi biscottini. Ci permettiamo. Sì. Subito? Sì, vai, vai. Già, sì, la brioche di prima. Vabbè, quella è produzione del Facciotto. Gli ospiti coccoliamo. Giulia, abbiamo purtroppo dato fondo alla nuova scorta. Ecco, la nuova scorta è finita. Avevamo un'amica che è passata e ha detto, oh, i biscottini! E come facevi a dirgli? No, a te no. Sono venuta apposta per quella della Tunisia. Sì. Okay. E adesso Patrizia non c'è, oggi ci sarà di nuovo domani, abbiamo un viaggio, quindi avremo di nuovo la nostra donna a Mamè. Che scelta. Una bella scelta. Una scelta importante. Da pensionata ci raccontava che da pensionata non si sta male. No, non si sta male. Non si sta male. Quindi dicevamo, allora, l'avete visto lungo, avete l'armadio. Senti, ma per gli amici un cassettino, no, dove metti le monetine? No. Sono egoista. No. Ma tieni tutto proprio. Tutto per me. Ma il cassettino è con i ramini? Ma la stufa. Ma con la moneta? No, la moneta no. Ma la moneta io non la guardo neanche. Appunto, noi ci accontentiamo della moneta. Se tu ci mai... No, non ce l'ho. Vado subito in banca a cambiarla. Buongiorno Rosalba. Buongiorno Rosalba. E quindi adesso
con le aperture, però il problema era, secondo me, con i negozi, aperto sì, aperto no. Allora, scusa, no, lei ci ha detto. No, diventiamo no. Seri un attimo. No, allora, hai detto, ci abbiamo visto lungo e abbiamo tenuto chiuso. Sì, ci hanno inserito nelle categorie da ristoro. Sì. Maggio, giugno, luglio. Sì. È arrivato pochissimo. Vabbè, sì. Come a tutti. Non c'era, se guardiamo il lato positivo, allora è arrivato qualcosina, perché altrimenti non arriverà neanche quello. Ma però la gente, ti dico, l'opinione pubblica è convinta che i soldi, cioè i ristori, siano arrivati in proporzione al fatturato. Se qualcuno non ha preso i soldi è perché fa tutto nero. Questo detto sui social. La vulgata proprio della persona che ma dice quello di non ha i soldi, sì. È quella. Non andiamo. No, vorrei capire come ha affrontato quest'anno, perché poi finalmente a maggio apertura. Sì, allora, se parliamo in generale, sì. Come è giusto che sia, poi apertura e si è provato. Abbiamo provato. Sì. Io se posso faccio un passo indietro, nel sì. senso che durante il primo lockdown il fatto di mantenermi viva, il fatto di far parte della Confcommercio mi ha dato la possibilità di fare tanti corsi e di mantenere viva la sì. testa. Ecco. E ho fatto partecipi tutti i miei colleghi e così è nata la possibilità di provare a fare le consegne a domicilio, che per una gioielleria. Eh beh, tanta roba. Però difficile, sai. Allora, perché penso una cosa, in un momento, scusami, no. Penso una cosa, che in un momento così difficile, secondo me, l'ultima delle cose a cui pensi è di andare a comprare un gioiellino. Fa parte la vita, della regali, la vita continua comunque. Lo so, allora, però secondo me tu hai sbagliato a non chiedere a noi la consegna a domicilio. Noi mandavamo il barone con autista che fornivi tu. Ovviamente. No, ma la tendente chiede poco. La tendente non costa tanto, guida la macchina. Arriva il barone col pacchetto confezionato come si deve, con il fiocco non da chip, ma con un certo fiocco importante, con un certo plomb, anche in inglese, magari parlando in inglese, sì. Good morning, ce la facciamo, sì. anche in francese ci vediamo un po'. Un po' di medaglie qui, tipo tipo Fugliuolo, con la giacca storta. L'importante è sempre avere qualche medaglia, perché sì, non si sa mai. Quando dopo pranzo ce n'è sempre di medaglia. Sì, sì. Ecco, no. E lui avrebbe portato il regalo. Cazzo, hai sbagliato. Vabbè, perché sono andata io. No. Porca miseria. No. Bastava poco. Vabbè, non ci ho pensato. I guanti li avevi? Ma quali? Di gomma. Un po' di tutti i tipi. Quelli di gomma? Perché bisognava avere quello con lo struzzo, sì. Qua il peluche. Allora, lui ha dei guanti di pecari fatti su misura, apposta per lui. Dai, vai avanti, dai. No, ma adesso bisogna dire certe cose. No, proprio sbagliato. Vabbè, allora, hai tentato le consegne a domicilio. Lì va come va. Sì. E dopo tanti anni che noi eravamo un po' dimenticati, sì. Perché le persone preferivano altro, sì. Il viaggio, il weekend, sì, certo. Hanno deciso di autogratificarsi. E quindi questa cosa che avevamo il pacchettino a casa, tutto infiocchettato, noi mettiamo il profumo, tutto il fiocco, la gassa. La gassa, faceva piacere. Così io partivo la mia mattina con tutti i miei pacchettini, anche perché la legge dice solo una persona deve essere titolare, quindi tutto io mi macinavo un sacco di chilometri al giorno. Bene, così ti tenevi un po' allenata, no? Così e andavo, un'agitazione però va bene, è stato piacevole. La mascherina era personalizzata almeno? Sì, noi li abbiamo tutti, sì,
sia io che le ragazze. Vedi che in certi momenti l'imprenditore comunque reagisce. Sì. Non si lascia abbattere, inventa qualcosa, si muove. Parlavi di corsi di formazione. La formazione in quel momento è vitale per poi essere pronti a ripartire. Il passare in internet, lavorare già con delle prospettive, studiare nuovi prodotti, parleremo anche delle cose nuove. Sei fermo, ma diventi matrio a stare fermo. Quindi ti inventi qualcosa che poi dopo ti rendi. Non lasciarsi abbattere. È arrivato anche Giova Rossi, buongiorno, buongiorno. Mamma mia, Giova Rossi. Sei quasi puntuale. Quasi puntuale, un minuto. Manca 3-4 minuti. Uno. Beh, tre. Se lei c'ha l'orologio antico. Bello. Sì. Ecco, tu non sai una cosa. Sì. Il suo padre sì. era un maestro orologiaio, cioè era sì. capace veramente di aggiustare gli orologi, aggiustava gli orologi anche il Palazzo di Lini, dei palazzi storici della Cittadella. Della Cittadella. Lui era veramente una persona capace di fare gli orologi. Quello che si metteva lì con la lente, con il monoculare, maestro, bellissimo. Io ho sempre ammirato queste persone. Sì. Perché mi davano il senso proprio della capacità, della calma, della tranquillità. Poi dovevi parlare insieme, chiedergli quando gli chiedevi qualcosa, avevi proprio la passione, la vedevi gli occhi, cominciavano a brillare. Sì. Ecco, devo dire che questi personaggi qui sono i personaggi che hanno fatto la nostra infanzia, anche perché ci hanno fatto apprezzare e capire che cosa voleva dire essere degli artigiani, cosa voleva dire non si butta mai via niente, si cerca di recuperare tutto. E se c'è un qualche cosa di rimando storico che noi abbiamo, lo dobbiamo moltissimo ai nostri artigiani. Scusa la parentesi. Ecco, parlando invece del mercato dopo la ripresa, ha mantenuto questa tendenza, cioè effettivamente non potremmo mai viaggiare, la gratificazione è il gioiello, è diventato veramente il gioiello. Sì, devo dire abbiamo ripreso quello che non si poteva fare anni. Noi gioiellieri abbiamo una pecca, ci siamo un po' adagiati sulla nostra sì, no? Non abbiamo avuto la capacità come altre categorie di evolverci, di guardare internet, di rivolgerci al social. Io cerco sempre di guardare il lato positivo e tolta la disgrazia che abbiamo, il dramma certo. che è chiaro e certo. e guai, con massimo rispetto, dall'altra parte però ci ha fatto un po' tirare fuori un po' di forze che abbiamo sempre avuto e di cominciare a buttarci anche noi sull'online, sul farci conoscere, certo. su una nuova pubblicità. Ecco, se vuoi noi ti facciamo dei corsi bene. Per come prepararsi vuoi che gli facciamo vedere una preparazione tipo quella nostra classica? Sì, quella che segue. Se fai così, dai già un po' di allegria al momento. Tu con le ragazze dietro al bancone, facendoti riprendere. Però ha ragione Fabio Segati. Sì. Ci dice che precursore di tutte queste iniziative sì. è stato Baracco sì. con il suo sangue di piccione sì. esatto. che bellissimo. Ha riempito il mondo di certo. Però era l'invenzione della commercializzazione del prodotto, non del prodotto, ma della certo. commercializzazione. Ma è stato prodotto. Bravissimo, eh. Poi purtroppo ci ha rovinato da tutta l'altra parte. Vabbè, ma lui è stato bravissimo. In partenza è stato bravissimo. E adesso ho visto effettivamente che anche sui social finalmente il settore gioielleria ma anche tutti i negozianti si sta muovendo. Sì. Cioè, adesso io come faccio quel lavoro, c'è una richiesta incredibile di andare online, di vendere, di modificare i siti, perché si è capito che comunque il futuro poi sarà quello. Sono più di 2 milioni di persone solo in Italia. Dicono le stime che hanno scoperto internet e non hanno più smesso di comprare in internet e altri aumenteranno. Ecco, Barbara ci dice i canali social di Valenza sono a disposizione anche delle gioiellerie. Ecco, quindi questo... Beh, poi questo... noi vicino abbiamo veramente la capitale della manifattura della gioielleria. Di Valenza. È il consorzio che si occupa della formazione, dei servizi ALDA. Il mio vicino, conosci sicuramente, sì, sì. Barbara è un caterpillar anche lei.
qui nella zona. Allora, per Di Valenza. Per Di Valenza, sì, direi quanto di sì. Bello. Per Di Valenza. Per Di Valenza, sì, ci vuole. E parlando di UFC, lei è una delle fautrici della formazione a distanza, della comunicazione, della cultura. Certo. Poi, allora, parlavamo dei prodotti che vendi, per esempio, uno dei prodotti di punta che hai, che sei in vista, che comunque ti dà del movimento anche durante l'anno, è un prodotto molto localizzato, cioè anche loro sono, hanno avuto l'evoluzione non solo più un prodotto bello carino, ma una comunicazione pressante che ha portato, sono portato effettivamente a avere un movimento. Sì. Poi per fortuna nel negozio della gente entra, trae a comprare. Ma sì, almeno si parla di noi, no? Assolutamente. Nel bene e nel male. No, di noi si è parlato tantissimo anche a Natale. Volevo aprire questa scatoletta. Sì, apriamo. Ecco. A Natale. No, bisogna. Ecco, un rullo, vuoi fare un rullo di tamburi? No, facciamo il ballettino. Sì. Ah, sì. A questo punto. Allora. Cosa è successo questo Natale? Cosa si sono inventati i nuovi amici che hanno voglia di fare delle cose? Ecco. Allora, vado? Vai. Eccoci qua. Vai. Spiegatemi che io non sono capace a fare questo. No, tu. Ecco. Ecco, mettila lì. Abbiamo, aspetta che sto cercando di trovare che non entri la luce. Sì. E se lo alzo, vedi? C'è la luce. Ecco, allora aspetta un attimo, fammi pensare. Ci penso. Comunque, cos'è questo braccialettino che stiamo vedendo? Ecco. Il bracciale è il simbolo di Alessandria. Ecco. Abbiamo creato il nome Alessandria Mia, è stato registrato, quindi siamo diventati ufficiali, dove abbiamo iniziato con qualche simbolo di Alessandria. Noi alessandrini siamo un po' abituati alla critica, però noi in Alessandria abbiamo un sacco di cose. È vero. Ecco, allora. Fai una cosa, allora io farei una cosa diversa. Te lo vuoi, sì, indossare? Anche perché questo è il mio. Sì. Perché? Ecco, adesso ho fatto. Sì, ecco, chi non mi conosce, io sono molto stordita. Sì. No, vorremmo fare un primo piano della. Guardate come anche i gioiellieri fanno quello che fanno tutte le signore. Sì, esatto. Cioè di essere un po' stordite. Sì, poi adesso mi agitate con tutte queste telecamere. Se hai bisogno, noi ci vediamo benissimo. Ecco. Allora, facci vedere. Eccolo qua. Ecco, qui si vede. Allora, ci racconti un attimo. Ecco, intanto come è venuta l'idea? Allora, l'idea è venuta in un viaggio, l'unica finestra che hanno aperto, siamo stati a Siracusa, sì, con la compagnia merch. Oh, c'era Sandro Romano, l'hai visto? No, non l'ho visto. Sì. E c'era Francesco Altieri, vabbè, qui a Alice Pedrazzi, e siamo andati giù a presentare questa mostra fotografica Mala Femmina che ho fatto. Sì. E che qui in Alessandria noi avevamo messo le foto della mia Antonella in tutti i negozi, quindi siamo andati giù, unica finestra, tutti si sono mossi, quindi al ritorno in aeroporto 2 ore e mezza da aspettare, chiacchiera tra me e Alice Pedrazzi. Sì. E io volevo fare qualcosa, non vi va bene niente. Ma per me il logo che c'è nella scatola. E quindi ho detto, creiamo un gioiello, non so, da regalare a Natale, qualcosa. È stata una chiacchierata tra me e Alice. Poi, questo al 20 di settembre. Ok. Poi, No, io sono partita subito. Sono partita subito, ho detto pazienza. O da sola con tutti, io lo faccio. Questo è un ciondolo. All'8 ovviamente... dicembre siamo usciti con i questo primi pezzi. Questo è l'ultimo pezzo uscito. Non c'era? No. Della mia figlia. Eleonora. Eleonora, no. Guarda che Papi si è distratto un attimo. No, ma è colpa della Ferrando. Papi si è distratto un attimo, però prontamente oggi porterà a casa. Oggi, non domani, oggi. Oggi porterà a casa l'arco di. Se non arrivasse, faccelo sapere. Oggi. No. E quindi dicevi che. E quindi abbiamo iniziato subito.
il lavoro sicuramente è molto lungo, perché a parte che bisogna pensare cosa, come, quando veramente. Quindi c'è una parte tecnica molto difficile che non vi sto a spiegare. Sì, beh, certo. Sì. Dall'altra invece una grinta, un'adrenalina pazzesca. Ma i disegni chi li ha fatti? Io momenti? E quello che dico, il mio ragazzo, che alla mia età e non è un mio convivente congiunto, non è niente, è un poveretto che mi chiama il suo incubo. Lo so, diciamo. Ma l'avete fatto con una stampante 3D? Sì, ormai sì. Nel senso che faccio creazioni gioielli e facevo tutto a mano. Sì. Ormai da qualche anno lavoriamo su CAD, lui è specializzato su quello. Il problema è che a me come cliente. Gli stavi qui. No, niente. Non ce la fa, non ce la farebbe. Lei è attaccata qui, ma per sì, non ce la farebbe. No, io pago fattura a fine mese. Vabbè, allora. Vedendo che poi il risultato è stato interessante, sì. La comunicazione, come avete pensato di portarla avanti? Perché poi è stato questo passo a poco, questa comunicazione virale, allora. È partita subito, cioè è esplosa. Allora, intanto è d'argento. È d'argento, i simboli sono tutti massicci, vengono fatti con una stampa. L'orso poverino ha bisogno del carretto per essere portato in giro. Allora, vengono fatti tutti con una stampante 3D, quindi prototipazione, eccetera. Però poi viene tutto rifinito a mano. L'orso dei grigi, tutto il suo musetto, così viene tutto fatto a mano col bulino. È un lavoro bello lungo. I simboli sono l'orso. Umama. Allora Cittadella. Ponte Meyer. Anche per me la Cittadella. Top. Ponte Meyer. Sì. Cappello di Borsalino. Sì. Santa Maria di Castello. Sì. Il grappolo d'uva, perché entriamo comunque nel ferrato. L'orso dei grigi. Sì. Gelindo. Palazzo Rosso. La bicicletta, sì. Cubi, l'arco di Via Dante, sì. E udite, e quella è il prossimo, la chitarra. Non ho la chitarra perché non suona. Questo è il mio, non c'è neanche l'arco. L'arco però c'è. Come tu, ma è questo, ma non è mio. Non è tuo. Come i ciabattini che vanno con le scarpe rotte. No, non vendo ecco. Tutto poi a volte. Allora, i ciondoli costano tutti uguali? No, allora, noi siamo partiti a Natale con il simbolo di Alessandria, che dovevano essere per forza 5 simboli. Per San Valentino, diciamo così, abbiamo aperto la scelta e si possono prendere anche i singoli, quindi ognuno ha un suo prezzo, okay? O 20 euro o 40 euro, sì. E il bracciale 45 euro, quindi c'è il bracciale base, sì. Con la sua catenella per regolare la misura e il simbolo della Confcommercio, perché parlavamo di comunicazione, si sono occupati tutto loro della comunicazione. Quindi social, quindi sono stati molto bravi. Io l'ho detto che a lunedì metto da parte. Scusate, sì, hai capito. Sì. Si fa. Lo so, ma è così che si fa. Allora, senti, le campagne di attività ci sarà un modo, no? Due, già il secondo ormai che sto usando, ma il primo ormai. Amici. Allora. Io vorrei chiedere una cosa. Tu hai visto che c'è un simbolo della modernità alessandrina da Bognosa. Vuoi forse fare? Mi piace da matti il vostro logo, la vostra immagine. Vuoi? Noi dietro una piccola royalties delle vendite. Sì. Lo facciamo? Ecco. Ma diciamo che se ne vendessimo anche solo uno per ogni squadra. Una a te. Con 600 quezzi, ecco, però la domanda è, per i maschietti, cosa hai pensato? Siamo usciti, visto che si sono sentiti molto discriminati. Sì, è vero, infatti. Però, però voglio dire. Non lo so fare. Sì.
Abbiamo creato il bracciale col cordino. Il cordino è uno o due simboli. Non chiedermi se l'ho portato, perché no, non l'ho portato. No, ma era normale, perché intanto noi... Sono due uomini. E c'è anche il portachiavi. Che ha portato, eh? Allora, se volevi tornare un'altra volta, esatto, noi ti facevamo tornare lo stesso. Esatto. Non è che dovevi per forza, per la festa del papà tornerai, esatto, così fai vedere. Non mi piace farmi pubblicità, infatti. sì. Grazie che qualcuno me l'ha fatta, grazie che voi parlate di questo, perché per me è un imbarazzo. Noi siamo veramente affezionati a tutto quello che dipende, che rappresenta Alessandro. Ecco. Secondo noi questa è stata un'idea che mancava, stranamente mancava, ma qualcuno ha pensato finalmente di creare qualcosa di Alessandro. Un oggetto che fosse un gioiello, adesso, sì, che fosse veramente rappresentativo. Mi piace l'idea anche che uno possa comprare una sola volta, perché anche per i figli, i nipoti, le cose. Per esempio, io se dovevo pensare al barone, penso all'arco, perché lui comunque deve passare sotto un arco, no? Un barone deve passare in una porta. Ho vissuto di là. Poi noi abbiamo vissuto da quelle parti, da giovani. È uno dei più belli. Io ho abitato proprio sotto l'arco, sopra l'arco. Sopra? Sopra l'arco, e quindi lo vedevo lì. E quindi l'arco comunque... Veramente vi dico, guardate, li prendete, perché veramente si vede... L'arco è molto bello. Ci sono alcuni pezzi dove qui sono... più legata, affetto, e ecco, più soddisfatta, altri meno, naturalmente. Vabbè, ma ci sta. È normale, ecco, no? Hai pensato di farli anche laccati? Stiamo pensando di farli in oro. Sì. Anche quello, sì. Dell'altro armadio. Per i guadagni di quelli in oro. Poi c'è quelli... tirarli fuori, sì. Poi magari guadagni... Poi c'è quelli con i diamanti. Ma i diamanti li mettiamo tipo le lancette, no, tutto sì, diamanti no. Diamanti no. No, 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 però il ponte, per esempio. Beh, il ponte, sì, le luci le facciamo con i diamanti. Con i diamanti. Ti do anche un'altra idea, regalo. Sì? I love you, perché io l'ho scritto sul ponte due o tre volte, sul bordo del ponte, sai, sull'arcata. Sì. I love you, sono andato la sera, l'ho attaccato. Io mi dissocio dalle mie iniziative. Vedi? Vedi, lei che è creativa, ma non no, come te. Ma faceva negli anni 60. Ma no, per favore! L'anno che passa con che il bello, suscio del vento. Ho pensato quello io. Sì. No, no, che coppia. Bello, bello. Ma non la creatività. No, o c'è o non c'è. Loro sono uomini... Tutti di un pezzo, di una volta. Noi guardiamo i numeri. Ecco, guarda gli armadi, lui guarda gli armadi. Allora, guarda. Allora, adesso ti fermiamo un attimo, perché abbiamo un po' di notizie. Allora, dopo il DCPM che abbiamo detto... Volevo segnalare che in Piemonte, nella valle... comunque, nelle valli... dal Vercellese, ci sono diverse zone rosse. E resteranno così fino al 5 di marzo, per dire, non è che Piemonte sia un'isola felice, anche lì abbiamo delle zone rosse, Bologna diventa zona rossa, Pavia, il Pavese diventa zona rossa, si sta muovendo comunque questo virus, e purtroppo paghiamo ancora l'insipienza di chi ci ha governati in tutto lo scorso anno. Soprattutto caccia al vaccino. Ecco, caccia al vaccino. Le nazioni si stanno muovendo diversamente, non rispettano più, non si sentono più vincolate a un'Europa che non riesce a fornire i servizi adeguati, e si stanno muovendo. Ha cominciato Orban, adesso si sta muovendo anche Kurz dell'Austria, Salvini continua a dirlo, ma Draghi frena, però Draghi è organico all'Europa, quindi può darsi che... è nato. Magari riesce a far sbloccare qualcosa. No. Che... anche perché ieri nell'incontro per i patti lateranensi tra... bilaterale Italia-Vaticano. Bilaterale, cioè bacia ballo di Istra. Parolin, che a Draghi non fa un baffo. Sono della stessa scuola, esatto, della stessa cosa. Hanno studiato tutti e due dei gesuiti, e quindi buona scuola non mente, e hanno parlato di famiglia, scuola, ecologia, politica estera, e quindi hanno toccato tutto in modo ampio. Sì. Quando si sono presentati sembravano i due ologrammi, perché non hanno mai un segno, una roba. No. Tu li hai visti, sono veramente come quali? Shark. Eh,
persone che hanno vissuto tanto la vita. Ecco, una cosa buona è che l'Italia poteva produrre un vaccino russo senza l'ok dell'EMA. E se no, dice Vladi, io sono Vladi, che... Vladi, noi guarda, ci pensiamo noi. Già, ne parliamo noi. Se vuoi inocularci, guarda, sì. faccelo. Allora, sì. Noi siamo pronti, anzi, abbiamo anche un po' di amici. Hai un po' di amici. Putin, Vladi è il nostro amico. Ci consiglia, ci tratta bene. Sì, tutte le volte lo andiamo a trovare. Cioè, ha una scorta di Polonia, sì, già dietro la faccia per te. Sì, no, Draghi non è come quel Joker Putin. Di Trump. No, lui è serio. Putin, sì. Poi ti viene il pallino qui. Sì. Quando dice qualcosa, mi strano, ti viene il pallino qui, ti inquieta un po'. Vabbè. Ha ragione lui. La scuola negata al sud Italia persi il doppio dei giorni rispetto ai bambini del nord. E beh, questo voglio dire, ieri parlavo in una, io ormai vivo metà nel reale e metà su social club, su Clubhouse, Clubhouse, e beh, poi non è, non ci sei. Hai aperto un... Ma non ci sei ancora? Io no, non sapevo neanche cosa fosse. Clubhouse, non sai cosa... No, la discoteca! No, è un nuovo social dove sono le denegumi, dove si parla solo. Ecco, allora... Non si niente. È l'opposto di Instagram, dove non si parla, ed è solo, qui non si vede, ma si parla. Si parla, e a seconda delle room che ti interessano, tu puoi entrare, diventare... O addirittura essere tu che crei una room e... Scusami, sì? Stanno cominciando ad arrivare, perché io arrivo sempre tardi, con... I complimenti al bracciale, che bella, sì. Brava, dice Giova Rossi, molto bello il bracciale Giulia Alessio, che qui, se lo dice Giulia... Se lo dice Giulia, Giulia non lo possiamo fare al solito come facciamo noi di biscotto, qui, questa è una roba seria, no perché Giulia poi ce li fa queste cose qui. Perché poi ma è bello, si mangiano, no, è bello, sì. facciamo la nostra immagine che ci ha fatto lo so, è bellissimo, sì. È bellissimo, facciamo i biscotti anche di questo. Giulia prendi i contatti da adesso vi mettiamo in una grande artista, la conosco, è bravissima, sì. No, Giulia, però si potrebbe fare una partnership, no, volentierissimo, ecco. Cioè questo doveva essere veramente un oggetto di Alessandria, dobbiamo partecipare tutti, quindi io le persone che mi dicono per favore fai Marenco, non so se l'hai visto, magari se segui su pagina social le vedi, biscotto a fai gioielli, sì, fai gioielli, sì, no facciamo, via, dai. Ecco. Questo è già un business, ecco. Bellissimo, ecco. sì okay, due. Allora possiamo fare anche così. Sì, tutte e due. Vale. Tutte e due. E soprattutto in questo modo diamo un po' di vita a questa città che se no è fatta solo di buche. Sì, lamentele. Beh, sono noti, esatto. Sono un po' lamentosi. No, le buche sono buche. Però le buche sono buche. Sì. Ho visto un'altra signora ieri con la gomma a terra e mi gli ho detto signora alla gomma a terra e mi ha detto non solo quella, io ho buttato la gomma nel buco. Quando? Scorsa settimana. E non mi hai detto niente. Devo dire, venivo a cambiarti la gomma, ma c'avevi i guantini apposta per cambio gomma. Apposta. Sì. Quelli bravo. Sono vedo che sei entrata nel mood, bravo. Io ho messo i guantini. Ci ha messo un po' a partire, ma alle 8:10 ce l'ha fatta. Io, scusa, ho messo i guantini perché poi l'ho fatta cambiare alla tendenza. Ah, certo. Tu hai solo messo i guanti per dire si fa così. Giulia ha detto che già le rotelline si girano. Basta con Giulia, basta. Sì. Caffè del Fanciotto, è l'unico caffè che arriva quando arriva, se arriva. Già, Enrico adesso Enrico è impegnato. Stiamo parlando per la sport, ricordiamo che noi siamo, come tutte le mattine, al mio piano di caffè, che purtroppo è chiuso per gli avventori, per chi si ferma, però questo è venduto. Ecco, questo è venduto. Si sentiva che aveva un suono più profondo. Sì, lo so, io vi seguo. E quindi voi venite a trovare i ragazzi qui al Chiari Caffè oppure li fate consegnare da Sport tutto quello che è caffetteria, cocktail e anche i pasti, mezzogiorno e sera, i menu li trovate su internet, magari se vi arrivo ce li facciamo spiegare,
vale la pena anche il più veloce, loro ve lo consegnano senza nessun problema, o lo portate a casa voi, non sarebbe una brutta cosa. Mettiamolo a Alessandro. Mettiamolo a Alessandro, anche magari in Italia, in piazza Genova. Dobbiamo far lavorare quella bella ragazza, esatto. Il mio amico, quello che è dal lato giusto, quello sportivo, quello dinamico, sì. Quello che arrampica, fai l'emoticon che arrampica. Madonna. L'emoticon che arrampica. Invece noi, io sono più per l'atletica. Sì. La borsa, non c'è la borsa di Liu Zhou? No, però il piumino col collo, la scarpa giusta, sì, la sneakers, ma come la chiamate voi che fate art leisure, la sneakers, come avete un nome? Ah, solo così, normale, non ha un nome un po', ma è d'autore, no? È dipinta a mano, ci sono di quelle così. Poi potreste fare anche col simbolo della cittadella. Devo parlare con Nike. Nike fa una linea cittadella. Siamo a posto. Siamo a posto. Alessandria mia. Se ci ascolta qualcuno, vedrai che la chiameranno per sì, la licenza. Per la licenza. Qui sì. Ecco. Dovete passare da noi, perché siamo noi i suoi agenti. Siamo noi i suoi agenti. Le abbiamo fatto firmare prima di entrare. Va bene. Se voi voleste mangiare qualcosa da Alessandria, dovete andare a mangiare la carne piemontese e anche lì mangereste ecco, qualcosa di assolutamente ecco. Importante. Chissà. Piazza Marconi. Devo parlare con Luciano. Con Luciano che è molto avanti. Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Lei sa che non potrebbe essere in questo locale, esatto. È punibile da multa. No, ecco. Ho visto questo caffè, mi sono rilassato. Sì. Caffè bisogna portarlo fuori. Se non lo vuoi, non è un problema. Sì, no, no. Faccio un giro di là per stare. Sì, va bene, bravo. Mi raccomando, non lavorare che sei in pensione. Non c'è problema, mi siedo, vado a vedere passare i soldati. Ecco, bravo. Fermo. Giuro che non scappo. Cosa? Che fine hanno fatto le tue donne? Ci sono scappate tutte. Ti hanno lasciato solo. Ti hanno lasciato solo. Troppo sì. No, ma... Ah, bello, sì, no, bello, La vita si vecchio. Bravo. Succede. Erano lì che facevano il coro. Mi ha lasciato tutti in volo. Sì. Allora, le colazioni possono essere prese e portate esatto, fuori. Poi abbiamo la sport. Dal pranzo, esatto. Oggi consiglierei un piatto. Sì. Che è il filetto di maialino al cacao con una crema di carote e la mille foglie di patate. Consiglierei quello, ecco. Che si mantiene anche abbastanza... Anche perché è un piatto quasi unico, cioè... Esatto, un piatto sostanzioso. Enrico, chiedete il piatto di Enrico. Di oggi, il piatto di Enrico, esatto. Che non è quello di ieri di Greta. No, spero, non lo so. No. Non si sa mai. Lui ha parlato anche dei dolci ieri. Ecco, però potremmo anche farci consegnare magari un bellissimo cocktail. Sì, allora io potrebbe... Porre tutto guardiamo col maialino, sì, il paloma. Faccio ubriacare. Paloma. Allora, paloma. Molto molto semplice, cioè tequila e caramella rosa. Semplice. Sì, però semplice. Settante sgrasso un po'. Sì, sì, toglie proprio il maialino va giù che è una meraviglia. A base non lo senti andare giù. No. Senti poi dopo un po' di caldo. Senti, ma la shislong poi dov'è? Là. Shislong, è da sporto, ma alla romana, no? Cioè, ci sono quattro che mi portano. È da sporto, a piotto. Va bene, grazie. Grazie. Il vecchio di caffè è in bianchetta. Prego. Allora, mentre la nostra sera beve il caffè, volevo ancora ricordare che le consegne di tutti i gioielli che lei ha fatto nel Natale solo fa, Volvo solo con Volvo o Giulio e Nissan perché dipende poi dalle divisioni. Volvo. A Natale era solo Volvo che comunque, adesso cambia marca, non abbiamo ancora deciso. Sì, comunque le consegne di San Valentino a portare il no? Grande, ci vuole grande, molto grande. una Nissan ma è un pick up. Comunque voi andate a Spinetta Marengo e potete scegliere i modelli che volete, magari anche elettrici, così si può consegnare nel centro della città senza problemi. E vedete che solo elettrici. E magari se avete l'auto elettrica potete anche accedere in centro di San Lorenzo dove c'è la controlleria Boido.
oppure vedete prima www.telemiavoglio.it, scegliete quello che volete o ve lo fate consegnare e andate a farmi spiegare come funziona. Via San Lorenzo ad Alessandria. Ecco. Stavo lì vicino un attimo e parlare di un ristorante che in questo momento va solo a spot, ma a spot con i piatti di Marco Molano, che è Due Buoi. Ecco, voi sei pronto? gourmet@duebuoi.it per ordinare, oppure trovate i vari piatti sul social o sul sito www.duebuoi.it. Bene, mi fermerei un attimo qui, perché sennò poi devo parlare delle cucine. Tu cucini? Ti piace cucinare? Allora, se hai bisogno di una cucina su misura per te, dato anche le disponibilità, illimitate, con l'armadio per i soldi, con l'armadietto, vicino alla stufa, per 500 euro. Sì, quella, vabbè, insomma, c'est moi, è la cucina che io e Fabrizio Coscia, sì, va bene, a Spinetta, abbiamo pensato per i nostri clienti. Ecco lì. Guarda, che meraviglia. Ah, ecco. E poi soprattutto è fatta proprio su misura per te, cioè vuoi il bancone un po' più alto perché... Per forza, sono talmente alta che io già... Così non devi stare tu sfinato. E noi te la alziamo. Roberto Marisio è con noi. Ciao Roberto. Benvenuto. Buon caffè anche a te. Benvenuto. Gli amici sono in giro dappertutto. Roberto ha un bellissimo bed and breakfast e delle vigne meravigliose nella zona dell'Alto Monferrato o Basso? No, Basso Monferrato. Medio. Medio-basso. Allora, medio. Ma no, medio. Nel medio insomma, è nel Monferrato, fa la Barbera, fa dei vini meravigliosi, il Grignolino, esatto. Dei vini meravigliosi. Se voi sapete se è alto o basso, vedete a Giorgio Repetto, voi dovete comprare una casa nel Monferrato, vedete a Giorgio, vi dice questo è l'alto Monferrato, questo è il basso Monferrato, questo è Monferrato top, quello che volete, lo chiamate 347 45 15 17 6 e risolvi sì, più veloce perché intanto i numeri noi ti diamo, ma non importa, ogni volta ci 347 45 15 17 6 le bollicine della Ferrari hanno vinto l'appalto per essere le bollicine di tutti i Gran Premi, abbiamo fregato i francesi. Ecco, Il signor deve fare dei gesti così. È l'emoticon che mi è partito. Le bollicine italiane vincono allo sprint sullo champagne e non dice la marca che abbiamo fregato. Vabbè, non importa, noi siamo contenti perché questo almeno ci fa rincuorare invece sui 2 miliardi, 48 aerei, 6.000 esuberi. Una mini all'Italia, sei contento della mini all'Italia? 45 aeroplani, non si parlano neanche, non raggiungono. 48 aerei, dove vai con 48 aerei? Non raggiungo neanche Banchino. Dove vai con 48 aerei? Esatto. Solo lungo raggio. Hanno tolto il corto raggio, perché il corto raggio, bicicletta. Sì, ma gli slot di lungo raggio li hanno già venduti, poi cercare di pagare gli stipendi, quindi come fanno? Non lo so, se li fa prestare da Lufthansa. Sì, EasyJet. Forza. Ryanair. Cioè tutti i cugini a cui hanno regalato il corto raggio. Va bene? Bene. Allora, rapidissimamente volevo poi arrivare a Sanremo. Allora adesso qui. Allora, però ricordiamo ancora che cosa... è mancato Coccoluto, il papà di tutti i grandi DJ. Papà, cioè, la mia età. Papà. Tutti i DJ più nuovi, più giovani, eccetera, ai quali non ha mai detto no, non. Ha sempre dato un consiglio, è sempre stato disponibile. Sì. Devo dire che una sera che noi l'abbiamo incontrato, cos'era, qualche anno fa, due anni fa. Il barone, che come voi sapete è DJ Flam nella sua seconda vita, è andato là, gli ha chiesto delle cose, si sono messi a parlare di dischi degli anni, io mi ricordo questa cosa, vi siete fermati un attimo a parlare di dischi degli 80, anni 80, 80 e lui gli ha detto vieni qua vicino alla sì, MK2, sì, dietro i Technis, no? Sì, vedi che ricordo bene, e lui suonava i dischi ancora col ditino, aveva lo spray per pulirli. Invece in realtà io lo rallentavo toccando, invece lui lo rallentava prendendo il picco. Grande maestria. Volevo ricordare una cosa. Pensa che adesso
la fortuna ce l'hanno quelli lassù, perché da oggi concertone, concertone a palla. Volevo ricordare una cosa, che perché adesso devo parlare della guida del Ferrari, però c'è chi poi Alessandro non sa come, dov'è? Dov'è? È in via Migliara. In Migliara 14. 14 e anche il numero di telefono. Sì, 0131 44 39 41. Pagina social? È Gioielleria Ferrando. Su? Facebook e Instagram. Instagram. Hai anche il sito? Ho anche il sito www.gioielleriaferrando.com. Ecco, lì, e da lì si può anche poi scegliere. Per ora non abbiamo ancora l'e-commerce, ecco. Ci stiamo lavorando. Barone, posso presentargli? Posso presentargli perché... Se ha bisogno di una consulenza, ci stiamo lavorando, però qui viene fuori il problema della Snacka Pioggia, che non mi va mai bene niente, quindi non si riesce a partire. Beh, noi possiamo darti una consulenza però su quel mondo. Noi siamo molto, molto dentro. Voi contattate, seguite sulle pagine, scegliete le cose. Sì, ma le pagine sì. Sono aggiornate. Le pagine sì. Al massimo, dopo il telefono, gli sono tutti i contatti e se potete consegnare un consiglio. Sì, ciao. O magari non potete muovere, perché per lavoro o altre cose. Anche fuori città. Anche ordinare magari i bracciali, non sono tutti disponibili tutti i gioielli, quelli ordinati, come sono pronti, li mettete in contatto. Ricordiamoci che è un negozio di Alessandro, comprate localmente, poi local. Ecco. Per uno che non è niente, l'ho fatto localmente, sì, però, per uno che... Però io sono convinto. Ma ci vuole tutte e due. Adesso esatto, io becco in questo momento sul sito, ma perché è solo un passaggio. Secondo me bisogna essere su social, ma la consulenza, cioè anche voi, la professionalità che avete. Io ormai ho cambiato il mio modo di fare il riso tutti i giorni con voi. Ho cambiato il mio modo. Sì, assolutamente. Però ci siete. Cioè, è bello essere online, ma ci vuole l'umanità, la passione, il consiglio di... Quelli che fanno meglio, certe cose le fanno meglio, perché le fanno come siete fatti. Ecco, quindi... Forse è un ecosistema per fare... Vabbè, Parliamo di Sanremo. Allora, intanto... Amadeus e Fiorello. L'uno aiuta l'altro, si aiutano vicendevolmente. Direi che... I cuoricini, io metterei i cuoricini. Ma... No, vabbè, dai, un parto vuoto. Il mio è quello dei cuoricini. Hanno fatto così, sì. Direi voto 7, 7,5 anche. La conduzione è stata come se non ci fosse un domani, e in effetti aspettiamo di vedere oggi cosa succede. Però devo dire, bravi professionali, con quella velocità lenta di Sanremo. Sì, non so perché dobbiamo finire per forza l'1 e mezzo. Velocità lenta. Capito. A 5 minuti alle 10, prima cantante in gara, Arisa, sì. Inizia la pubblicità. No. Ecco, visto che hai detto Arisa, e per me qui voto 7. Arisa ha una bella canzone, si è comportata bene, mi piace, Arisa 7. No, invece da tirarmi fuori quella con la faccina arrabbiata. Quella canzone, Arisa, no, cioè, è anche una bellissima vestita però per ecco. La canzone. E il vestito di chi era? Di Dior? Come? No, non lo so. Io ho sentito la Loredana per te. Allora, ho sentito la Loredana per te. Io purtroppo avevo un altro impegno su Zoom. Tiro fuori la faccia dei cuoricini perché la Loredana per te ha fatto una roba... No, no. Tiro fuori ma no, ma no, ma no, ma perché a una certa età basta. Loredana per te ci ha cantato per un'ora tutte le canzoni. Ma lascia perdere, se sei in gara sei in gara, ma se sei fuori gara non puoi stare 20 minuti a cantarmi tutte le tue canzoni. Io sono contento. Io tiro fuori i cuoricini per un motivo solo, visto che siamo anche in marzo, che è il mese della donna, con le sue scarpette rosse. Sì, quello. Denunciare. Io dico cuoricini. Quello brava. Va bene, allora gli diamo i cuoricini. Ecco. Sei. D'affetto. Ma sì, ma tu con quell'età non c'è allora,
appoggio qui? Sì, sì, no, 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 appoggio, appoggio, appoggio. Poi, Mirellina, buongiorno. Tanto non li mangeremo, perché alla fine forse manipolare. Vedi, Roberto Marrisio ha detto basso Piemonte. Io lo sapevo, perché sembra un po' il contrario. Beh, nel middle non ci sbagliavamo. Nel middle no. Allora, poi abbiamo avuto una grande presentatrice, che è anche stata una grande attrice, ha fatto un film con... Sì. Con la Nicole Kidman, è stato, era meglio lei di Nicole Kidman, cioè, lo potete vedere su Netflix, è un bellissimo film. Il film è fatante, ma lei è brava, eh. Poi ha anche cantato con anche con Fiorello. Ha cantato? Sì. Canta bene? Sì. No, 8 e mezzo, sì, anche perché a me piace. No, no, poi presentato bene, piace. Ibrahimovic, sì, direi, sì, che l'utilità di Ibrahimovic può essere la massima. Poi, questo ho visto anch'io. Questo è un brutto. Ibra è stato importante, perché sì, Ibra. La cena così, sì. La regola le faccio io. In effetti. Dico io quello che c'è da dire. È tanto, allora. Ecco, invece il tipo fuori questa, sempre, mi ha lasciato questa, ma va bene. Sì. La capacità del canterina di Fedez. Ah, sì. Allora, io vorrei dare... Riuscire a dare ritmo, aveva bisogno dell'autotune per 8 alla Michelin e 4 a lui, e la media fa 6. Fa 6, sì. Fa 6. Per incentivo. Lui era tutto ritamato e... Dicono che nel pomeriggio erano disperati gli orchestrali, perché non riuscivano neanche a dare a ritmo con la canzone. Sì. Allora. Gli hanno messo nell'auricolare, non lo si sa, nell'auricolare c'era la canzone già cantata, così lui ripeteva solo, praticamente, come canzone cantecchiare una canzone che sentì in auto, lui già sapeva che non era in grado di cantare la canzone. Ragazzi, su Twitter, Non ci credo. Cantava con l'autotune. Si sarà specializzato nelle foto a sua moglie, quindi... Allora, io vorrei dare un altro bel voto ad Annalisa. Annalisa a me è piaciuta, è molto, è brava, una bella canzone, sì, è al primo posto. Non sono assolutamente d'accordo con i voti che ha dato la Marinella. Io ormai sono amico di tutte queste, perché su Clubhouse siamo tutti lì e cosa vuoi? La faccia è quella che piange, cioè sì, con la pesce e di Martino, che sembra vedi che non capisci, con la pesce e di Martino, ottimi, la canzone era in perfetto stile sanremese. Quindi, loro sono partiti leggermente lenti, ma poi hanno avuto un crescendo così meraviglioso, ecco. 8 ma la bellezza è questa. Sì, cioè, deve fare discussione. Se venite a ascoltare la musica quando suoniamo, la metto io, quindi i miei gusti sono questi. Al massimo, se volete parlare di musica, parlate con lui fuori dalla sala, che dice tutte queste sì, belle cose. Allora, poi vorrei fare un binomio, Mars Gazzè e Francesco Renga. Due merdoni. Due brutte canzoni. Renga cantata senza voglia, era lì di passaggio. Cioè, hai la nuova fidanzata e stai con la nuova fidanzata, lasciaci tranquilli, se non abbiamo bisogno di te a Sanremo. E veloce per gli ultimi cantanti, che poi dobbiamo anche chiudere. Allora, io direi che merita un accenno soltanto Noemi. Stavolta non ha bucato. Non ha bucato, poi c'è stata Madame che si è presentata scalza, i soliti ragazzotti di Maneskin che piacciono molto ai social. Ieri ho fatto un giro anche in una camera, in una room, dove c'erano solo persone che noi siamo per i giovani, e quindi erano tutti lì. C'era persino, pensa che ieri, c'era persino nonno... Quello che scrivevo una volta sui giornali, anzianissimo, di musica. Gian Maria qualcosa. Sì. Insomma, che fa parte della notte dei tempi. C'erano tutti. E c'era anche, e andava e veniva, la mia amica
Nelle gole. Dai, Marinella, dove non siamo d'accordo assolutamente sui voti. Io ieri sera gli ho anche detto non mi piace quello che stai dicendo. E mi hanno mandato sotto. Perché ero nella parte sopra della camera. Sì, e risposto, chi se ne frega? Chi se ne frega? Cioè, quando le cambio, buongiorno anche Isabella Camalero, ricordiamo che Isabella. Siamo alle 7:30. Sì. Se arrivaste prima sarebbe anche una bella cosa. Allora, cosa pensate di Achille Lauro? Lo faccio dire a. No. Tira un po' fuori qualcosa che hai. Perché allora, che solo tu lì quella cosa, ecco, Achille Lauro l'ha preso in giro e il Mardone, cioè veramente con questo vestito pieno di piume, ha preso tre ville per tutto il suo staff, sì. Quindi sta diventando, però, vistoso. Hai visto la barca di Ibra? No, bellissima. Lui vive su questo yacht, sa un po' proprio di magnate russo, sai, quelli col mitra. Ma cioè, secondo me lui ha un futuro. Netflix ha un futuro, può fare il cattivo. Se deve fare il cattivo, pensa se si arriva lì, in gioielleria uno così. Allora, dici, compro tutto, tu glielo dai, perché sei certo. Lasciamo anche la porta aperta e usciamo. Sì, sì, dicendo no, tu però stai... No. Ibra lo capisci che è uno che vuole comprare. Ibra può comprare, paga ed esce. Però il negozio rimane e non compra, il negozio non lo compra. Allora il negozio non lo compra e in compenso bellissimo è pensato già alla... ci stiamo pensando certo. Sì. Bene, noi ringraziamo, ricordando che il barone ne sa una più del diavolo. Buonanotte e ringraziamo Rossella Ferrada che sono stata con noi. Questo bracciale lo potete prendere solo da lei. Presto ci sarà anche il nostro logo. Il nostro logo ci sarà anche, andiamo a recuperare il lato ecco. Di oggi, un di oggi per. Se c'era disponibile. Ce l'ha. No? Stava sperando di fare come Cairo. Sì. Noi alla mattina alle 7:30 saremo nuovamente qui parlando di Sanremo e di Clubhouse. Siete stati fantastici. Potete sempre cambiare canale anche con voi. Siete stati fantastici. Farò un approfondimento magari oggi pomeriggio in diretta su Clubhouse, chi volesse venire. Tutti i miei amici. Io voglio venire a Pestello Colla. A domani. Ciao. Ciao.